In compagnia di Pietro Rambuschi, lei è presidente provinciale e comunale del gruppo Per il Cambiamento, che è un gruppo all'interno comunque di Forza Italia. Lei si è presentato alle ultime elezioni amministrative di Portuguaro prendendo 500 voti ed è rimasto fuori dalla maggioranza, pur avendolo appoggiato poi sul ballottaggio assieme anche ad altri che oggi si trovano fuori, l'attuale sindaco. Si sente dire che lei dichiara in maniera molto precisa che alle prossime amministrative lei appoggerà chiunque, ma mai appoggerà la senatore, cioè l'attuale sindaco. Risulta il vero quello che dicono oppure? No, beh, io lo confermo tranquillamente che l'unico candidato che non appoggerò è la senatore, ma i motivi sono due. Ecco, innanzitutto, come ha detto lei, c'erano degli accordi che non ha mantenuto nei miei confronti, purtroppo gli accordi erano verbali, ma mi sembra che non solo il sottoscritto, ma c'è anche qualcun altro che l'ha appoggiata e oggi si trova in minoranza, però gli altri parlano per loro, io parlo per quanto mi riguarda, quindi io riconfermo il fatto che l'unico candidato sindaco che non appoggerò con la mia o le mie liste è la senatore. Punto primo, questo è il punto primo. Il punto secondo per il quale io non appoggerò la senatore, perché mi sembra che a Portuguaro non sta facendo nulla, ma a mio parere, ripeto a mio parere, sta facendo dei danni irreversibili per il portuguarese. Quindi io mi rivolgo proprio agli elettori che fra due anni andremo al voto, di prendere in seria considerazione il fatto dei danni. Io anche cito quali sono i danni, perché è facile parlare in modo astratto, ma io sono assai concreto. Io cito solo la rotatoria di San Giovanni. La rotatoria di San Giovanni, al di là che qualcuno può dire che può servire o non servire, io dico innanzitutto che non serve a nulla, perché su una rotatoria fatta su quattro strade, la strada che porta a San Giovanni è solo in entrata e non in uscita. Per quanto riguarda quella di via Zappetti, cioè quella dell'ospedale, poi passano pochissime macchine, quindi se rimaneva la strada dritta probabilmente c'era più viabilità diciamo in entrata e anche in uscita. Ecco, però le posso chiedere una cosa, all'interno di Forza Italia il pensiero che a lei è un pensiero unico o all'interno di Forza Italia ci sono due pensieri a proposito dell'appoggio? Sì, guardi, io ho parlato ovviamente per quanto mi riguarda, ma mi sembra che anche l'attuale coordinatore comunale di Forza Italia, che è Caterina Pinelli, si sia espressa ampiamente che non appoggerà la senatore, quindi Forza Italia non appoggerà la senatore. L'unica voce autorevole a Portuguaro è quella di Caterina Pinelli e del suo direttivo. Ecco, considerando San Donai, considerando San Stino, non è pensabile che da soli si possa vincere le elezioni nel Veneto orientale. O il centrodestra si unisce e tutti devono fare un sforzo, dal più forte al più debole, oppure si finisce come San Donà e San Stino. Un suo pensiero su questo? Sì, io sono più che d'accordo con lei, però io tengo anche a dire che di fatto se non c'è il candidato che va bene a tutte le forze politiche, dove dovrebbero tutti coinvolgere diciamo, i propri elettori, non si vince. Allora il candidato, escluso ovviamente la senatore, che non va bene quasi a nessuno per dire, e allora si trova un candidato. Io sono poi talmente democratico che io appoggerò qualsiasi candidato all'infuori della senatore.